Ne abbiamo già parlato di trust per organizzare al meglio la tutela dei propri beni. Ne abbiamo parlato soprattutto nella tutela dei beni immobiliari, ma vi ho già detto che all'interno di un trust possono essere conferiti anche soldi, quindi anche per tutelare il proprio denaro. Ma secondo me, rispetto a questa alternativa di tutela del patrimonio, è necessario parlare di tasse, perché al di là delle potenziali aggressioni di terzi creditori è fondamentale chiedersi: ma che livello di tassazione ho nel conferire del bene, nel portare dentro del denaro all'interno di un trust? E questi conti qui li facciamo oggi all'interno di questo video. Prima però ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornato su queste altre tematiche che puoi andare a vedere nelle quattro sezioni del mio canale, quindi vai a vedere nella home del mio canale. Magari non sei solo interessato a queste tematiche qui, ma potrebbero interessarti altre tematiche perché sei arrivato su questo canale perché cercavi nel motore di ricerca tutela del patrimonio. Bene, se sei interessato a tutela del patrimonio, sappi che in questo canale ci sono molti argomenti che possono interessarti. Un altro invito che invece voglio farti è quello di iscriverti alle news all'interno del mio sito internet, perché a breve uscirà il mio nuovo libro che distribuirò in maniera gratuita, ma uscirà poi il libro sulla tutela del patrimonio, su come tutelare i propri soldi dal rischio delle banche, perché ne abbiamo già viste in questi anni che sono andate in tilt, alcune sono state salvate dal pubblico, dallo Stato, alcune sono state salvate dal privato, da altre banche, ma qualora dovesse saltare una grande banca, quella che gli economisti definiscono troppo grande per fallire, cosa succede? Quindi, come dico spesso, meglio tutelarsi, che poi non si sa mai. E questo lo spiegherò all'interno dei libri che sto per chiudere e dei contenuti che ti invierò se ti iscrivi alle news del mio sito internet www.francescocarino.com. Non sarai bombardato di mail, e chi si è iscritto lo può dire, lo può commentare all'interno di questo video, ma lì dentro appunto invio contenuti, libri e partecipazione ad eventi che ho intenzione di tenere nei mesi che verranno, nei mesi che verranno. Quindi, quali tasse per il trust? Molto, molto dipende da che tipo di trust si va a costituire, ma non dipende solo da questo, ma dal fatto che il trust non ha una regolamentazione specifica. E questo, in parte, può essere una buona notizia, una buona cosa, ma allo stesso tempo è causa di interpretazioni sul tema tasse, conferimento, passaggio di proprietà, chiamalo come vuoi, nella maniera più semplice del bene all'interno del trust. Questo dà adito a delle interpretazioni differenti. Ci sono da una parte quelle della giurisprudenza, quelle delle cassazioni, di tantissime sentenze che dovrebbero essere in un paese normale quelle più importanti. E dall'altra ci sono le interpretazioni, indovina un po', giusto, credo che ci hai azzeccato, le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate, che come sappiamo, dopo il sistema bancario, è una delle potenze economiche più influenti all'interno del nostro paese. E non sto esagerando. Quindi il nodo da sciogliere è proprio questo: tassazione e interpretazione dell'Agenzia delle Entrate rispetto al tema della donazione, perché l'Agenzia delle Entrate, il conferimento, ripeto, vendita, chiamalo come vuoi, sarebbe più corretto chiamarlo conferimento, disporre, mettere dentro in un trust bene o denaro, utilizza i termini che vuoi, li compara ad una donazione e quindi andrebbero tassati con salassi come una donazione. Ma ti spiego tutto, stai calmo, tranquillizziamoci un attimo e se ne hai bisogno rivedi due volte il video perché tanto è registrato. Quali sono le due versioni? Abbiamo da una parte l'Agenzia delle Entrate che spinge affinché venga applicata una tassazione proporzionale al valore del bene, quindi in base al bene si applica una percentuale e vai a pagare quella tassazione. Dall'altra c'è tutta una giurisprudenza ormai ampia che parla di imposta fissa. Con imposta fissa parliamo di 200 euro di imposta fissa, 200 euro di imposta catastale e ipocatastale, quindi 600 euro di imposta totale. Cioè tu trasferisci un castello, un immobile, una villa, un capannone, un negozio delle tue proprietà con 600 euro di imposta. Paghi il notaio, paghi l'imposta, paghi colui che ti affide, a cui ti affidi per
costituire il trust, per creare le modalità. Adesso entreremo nel merito di quanto sia importante affidarsi ai professionisti giusti, che te lo dico a fare al sottoscritto, quindi www.francescocarrino.com, ma voglio stare ancora per un po' sui contenuti rispetto a questo tema. E i contenuti quali sono per entrare nel merito? Qual è la diatriba tra agenzia delle entrate? Dov'è che c'è una visione differente? È molto semplice. La giurisprudenza dice che nel momento in cui soprattutto c'è il disponente e il beneficiario, perché te l'ho spiegato, vai a vedere, cerca su YouTube Francesco Carrino Trust, ti usciranno tutti gli altri video che ho fatto sul trust. Nel momento in cui beneficiario e disponente, colui che dispone di un bene e lo conferisce all'interno di un trust, sono la stessa persona, non c'è un trasferimento di ricchezza. Cioè c'è un trasferimento di ricchezza, per farti un esempio, se io vendo a te, ok? E quindi bisogna pagare l'imposta proporzionale. Ma se il soggetto è sempre lo stesso, capisci che non c'è un trasferimento di ricchezza. E quindi, dice la giurisprudenza, bisogna pagare l'imposta fissa, almeno fino a quando il bene non passerà in mano di qualcun altro. Quindi, nello specifico, è importante chi ti fa e ti costruisce questo trust. Nello specifico, poc'anzi ho parlato del classico trust autodichiarato, ma ci sono diversi trust, ci sono trust di scopo. Ma tornando al punto fondamentale delle tasse, che bisogna capire, è che nel trasferimento non c'è qualcuno che si arricchisce. Questo è il punto che spiega la Cassazione, per cui dice che va pagata un'imposta fissa. E questa sentenza della Cassazione non è che l'ultima di una lunga serie di sentenze. E invece cosa dice l'Agenzia delle Entrate? Che questo passaggio è fittizio e che il beneficiario è inquadrato come se fosse un prestanome. Vi rendete conto come ragionano? Cioè, il modo di ragionare è proprio una forma mentis che hanno nel presumere che, al punto da spingerli di andare contro il più alto grado di giudizio, la Cassazione. E in un altro video ti ho elencato tutte le tre ultime sentenze della Cassazione, oltre a quelle dei tribunali minori, inferiori, chiamali come vuoi. Quindi, per ovviare a tutti questi meccanismi in cui si può cadere, è necessario definire bene all'interno del trust quali sono le finalità e quali sono i meccanismi, che tradotto, e qui non è più una battuta, è affidarsi ad un buon professionista, www.francescocarino.com, con i miei esperti in questa materia qui di tutela del patrimonio. Ovviamente non ci occupiamo solo di trust, perché sulla base delle tue esigenze personali, aziendali, marchi, brevetti, immobili, debiti, patrimonio, situazione economico-finanziaria, va analizzata tutta la situazione per capire qual è la strategia migliore per tutelare il patrimonio. Ma questo appunto lo puoi fare scrivendoci via mail o contattandoci. Ma qualcuno potrebbe chiedersi: ma se faccio un trust e poi arriva un accertamento? Mi arriva un accertamento fiscale? Ripeto, innanzitutto è necessario approfondire in maniera seria, professionale, la situazione specifica per capire quali sono le modalità migliori nella costituzione di un trust o di qualsiasi altro strumento di tutela. Detto ciò, la giurisprudenza, in caso di accertamento, parla chiaro: il trust è legittimo. L'imposta fissa 200 più 200 più 200 è legittima, e fino a prova contraria non mi risulta ancora che l'Agenzia delle Entrate si sia sostituita al potere giudiziario, che si stia sostituita alla Cassazione, almeno per adesso. Bene ragazzi, l'invito è iscrivervi, se volete contenuti anche gratuiti, all'interno del mio sito internet www.francescocarrino.com. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!